Allora, buonasera, siamo con Giuliano Giuliani. Le volevo fare una domanda. Chi è adesso Carlo? Carlo è quello che era fino al 20 luglio, fino alle 17:27 del 20 luglio 2001, un ragazzo. Non è né un martire né un eroe, è un ragazzo che ha reagito a una profonda ingiustizia, a una vera e propria trappola preparata da un reparto di carabinieri. E accortosi che c'è una pistola puntata che minaccia, raccoglie un estintore che è rotolato per terra, lanciato in precedenza da un altro manifestante, e con quello cerca di disarmare chi minaccia con una pistola puntata e caricata precedentemente. Questo suo tentativo non riesce, viene colpito da un colpo mirato e diretto, non c'è nessuna deviazione di sassi che volano, queste sono delle sciagurate e vergognose invenzioni di quattro professionisti dell'imbroglio che hanno la pretesa di chiamarsi consulenti, e la cosa finisce come purtroppo sappiamo, in più per sovramercato, quando il suo corpo è rotolato per terra, la Jeep, che non ha mai avuto il motore spento, che è guidata da persona che non è sicuramente in balia del nervosismo e della preoccupazione, perché altrimenti in 4 secondi non potrebbe accendere il motore, ingranare la retromarcia, passare una volta sul corpo di Carlo, ingranare la prima, ripassarci di nuovo sopra e scomparire dalla scena percorrendo una ventina di metri. Beh, appunto, dopo essere stato colpito e anche, diciamo così, sollecitato a resistere all'investimento di un defender. Siamo davvero di fronte a cose inaudite che meritano un processo e non una scandalosa archiviazione. E invece Mario, che ultimamente da quando si è rivisto, l'ho visto profondamente cambiato. Non è un giudizio di merito se meglio o peggio, però profondamente cambiato come persona. Chi è, secondo lei? Quando lei dice Mario, intende l'ex carabiniere Mario Placanica. Ma io non so chi sia. Io mi auguro solo che si decida a dire davvero come sono andate le cose, perché anche rispetto alle sue ultime dichiarazioni c'è qualcosa che secondo me non funziona. Io sono ancora sufficientemente convinto che lui sia stato usato. Usato per coprire la reale identità dello sparatore, che secondo me è un ufficiale o un sottufficiale o comunque un collega con una notevole esperienza nei reparti speciali dell'Arma dei Carabinieri, e secondo me non si decide a chiarire questa cosa, perché delle due l'una: o siamo in presenza di una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, oppure è incomprensibile che un ausiliario con soli 6 mesi usi una fondina a coscia ad estrazione rapida, impugni una beretta in modo diretto e con una mira notevole, e soprattutto usi proiettili speciali o truccati, perché quello che colpisce Carlo non è un proiettile calibro 9 Parabellum. L'invenzione dei quattro professionisti dell'imbroglio che elaborano la teoria del sasso deriva proprio dal fatto di tentare di spiegare che quel proiettile ha subito una scamiciatura preventiva prima di entrare nella faccia di Carlo sullo zigomo sinistro. E invece non è vero, essendo il colpo diretto, un calibro 9 Parabellum a 3 metri e mezzo di distanza gli avrebbe sfracellato il cranio
come dicono tutti gli esperti di queste cose terribili. Allora, Mario Placanica, che sembra appunto molto preoccupato, anche molto cambiato, anche molto devastato dalla cura di psicofarmaci che sicuramente gli hanno fatto fare, ha usato dei proiettili speciali? Io non credo. Allora non è lui che spara, e allora deve decidersi a dire chi c'era su quella Jeep. Grazie. Un'ultima domanda. Lei ha parlato prima di mosse preventivamente studiate a tavolino e di ordini di servizio cambiati alle 5:30 di mattina. Io sinceramente, da spettatore, ho percepito, rispetto alla manifestazione del 19 luglio, quella dei migranti, assolutamente bella, pacifica, musicale, colorata, un cambiamento in atto il 20, come una mossa politica, probabilmente neanche, questo per come l'ho percepita io, probabilmente non dipendente da politica italiana, ma qualcosa di molto più grosso, perché di cose molto più grosse si parlava, per far passare in secondo piano la potenza di queste idee e di questi modelli alternativi, di cui nessuno ha parlato, però i 10, 11, 15 premi Nobel che si sono alternati prima non se ne fa notizia da nessuna parte. Sì, questo è verissimo. C'è anche appunto l'intenzione di cancellare tutta la politica del movimento no global per una globalizzazione appunto radicalmente diversa da quella dei grandi che curano solo l'interesse delle proprie multinazionali. Quindi questo, su questo proprio non ci piove. E la variazione degli ordini di servizio nelle prime ore del mattino del 20 è agli atti e quindi è incontestabile. Io dico ancora una volta una cosa: come mai questi black bloc, alcune centinaia, 200-300, non di più, anche qui fra l'altro ci sarebbe da sorridere se fosse possibile rispetto all'esaltazione del numero, hanno parlato, ma anche l'ex ministro Scajola, personaggio un po' irritante per le sue dichiarazioni, è arrivato a dire 5.000, 6.000, anche Fini la sera stessa, 5.000 violenti e sciocchezze di questo genere. Non più di 200-300, però quantomeno lasciati indisturbati nelle loro azioni. Io aggiungo, ci sono testimonianze dirette in questo senso e persino immagini guidati dai carabinieri dei reparti speciali che per l'occasione avevano indossato invece della divisa d'ordinanza la divisa dei black bloc. Allora, questo deve essere accertato dalla commissione parlamentare di inchiesta, che non è contro le forze dell'ordine, ma semmai è a favore della parte sana delle forze dell'ordine. Capire che cosa abbiano fatto di corrotto, di strano, di contro la democrazia, di contro le regole, una parte assolutamente minoritaria che va espulsa dalle forze dell'ordine per garantire la dignità di quelli che invece continuano a lavorare, hanno intenzione di farlo appunto con onore del proprio ruolo e del proprio compito. Grazie, gentilissimo.